Sono personalmente orgoglioso che il senatore Francesco Molinari abbia aderito all'Italia dei Valori dopo averlo ponderato, perché Francesco Molinari è impegnato nella lotta alla legalità, contro la criminalità, è segretario della Commissione Antimafia ed è impegnato soprattutto sul suo territorio. Per noi l'Italia dei Valori quindi è uno straordinario contributo e credo che farà parte della nostra squadra a pieno titolo. Servirà per portare le istanze della Calabria al Senato e in Parlamento attraverso l'Italia dei Valori e il senatore Francesco Molinari, ma anche e soprattutto essere più incalzanti in Calabria anche rispetto al governo regionale, perché noi crediamo che bisogna fare anche in Calabria un grande salto di qualità. Dopo un anno e mezzo dalle mie dimissioni dal Movimento 5 Stelle, che mi ha consentito di entrare in Parlamento, e dopo oltre un anno dalle dimissioni dal Senato, che sono state rigettate, insieme agli amici del gruppo di Cosenza si è deciso, per continuare quelle battaglie che erano solo locali, di trovare un respiro nazionale. E sulla strada ci siamo incontrati con Italia dei Valori, che sta iniziando un percorso di ristrutturazione e di rilancio su tutto il territorio nazionale, partendo dalla Calabria. Quindi è stato quasi naturale incontrarci e insieme proseguire queste battaglie che devono avere come capisaldi appunto i valori espressi dalla nostra Costituzione. Salvatore Bruno per la CNews 24.